Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi siamo qui in questa ultima puntata di Smeraldo's Got Talent in compagnia di Renzo Cantarelli. Ciao e benvenuto. Ciao a te Renzo, come va? Tutto bene? Ottimo, ok. Allora Renzo, innanzitutto io voglio chiederti. Come nasce questa tua grande voglia di fare musica? Mio padre è clarinettista e violinista, e quindi io non avrei potuto fare altro nella vita che seguire le orme. Il fratello è un contrabbassista, quindi la musica l'ho sempre masticata fin da piccolo. E poi ho cominciato a prendere lezioni di chitarra intorno agli 8 anni, e poi da qui è iniziato tutto il percorso che mi ha visto protagonista in vari gruppi, facendo cover di altri, per poi arrivare a proporre le mie composizioni intorno ai 20 anni. E quindi ho proseguito, visto che insomma suscitava un pochino di interesse, piano piano ho cominciato a proporre le mie composizioni, quindi a fare concerti. Ho capito, ottimo. Ma senti, tu come andresti a definire la tua musica con tre aggettivi? Specialmente per un cantautore che usa il supporto musicale per dire delle cose, quindi non seguo un genere preciso, diciamo, non, però ho dei brani pop, dei brani un pochino più rockeggianti, dei brani che seguono musica popolare, quindi per me la musica è sempre un supporto musicale, quindi quello che interessa, che mi interessa è trasmettere delle emozioni. Poi se ci riesco con un brano rock, ben venga; se ci riesco con un brano più pop, va bene lo stesso, ecco. Ho capito, ottimo. E senti, parliamo ora del tuo nuovo singolo, ovvero di Una piccola parte di te, che è un pezzo che. E Dolos, appunto, il titolo è un dio minore greco, che è il dio dell'inganno, proprio perché ci sentiamo un po' tutti ingannati in questa epoca qua, dove ci mancano i valori e non riusciamo a sostituirli, questi valori che perdiamo man mano per strada. Una piccola parte di te è appunto una di queste tracce che parla dei difficili rapporti di comunicazione che oggi non solo i giovanissimi vivono, ma anche le generazioni dopo, le generazioni prima, scusa. E difficile rapporto perché abbiamo una tecnologia a disposizione, una tecnologia immensa, però magari non riusciamo più a guardarci negli occhi, a sfiorarci e a dirci delle cose, quindi una cosa molto, molto virtuale e poco fisica. Ho capito. Senti, c'è un cantante in particolare a cui tu ti ispiri in modo particolare? Direi più di uno. Io nasco insieme ai cantautori della scuola classica, quindi a De Gregori, a De André, a Ivano Fossati. Questi sono stati i miei riferimenti, quelli che mi hanno fatto capire che attraverso la musica e la canzone si potessero dire cose importanti, quindi senza renderle troppo noiose, quindi usare la musica per dire delle cose, penso che sia un po' la scuola cantautoriale italiana, insomma. Sì, certo, giusto. E senti, che progetti hai per il futuro invece? Finché è possibile, finché il pubblico riesce a seguire, ha voglia di seguire le mie composizioni e seguirmi nei concerti e al limite comprare i miei dischi. Quindi è una cosa che mi piace fare, è una cosa a cui non saprei rinunciare, perché per me la musica non è solo una passione, che è anche quello, ma è proprio un modo di esprimermi, e quindi è difficile da rinunciarci. Ho capito, ottimo. E allora guarda, noi di Radio Smeraldo ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo comunque per la tua carriera.
Grazie a te. Ciao, alla Ciao, prossima. ciao, ciao. Bene ragazzi, abbiamo chiuso la nostra rubrica dedicata agli emergenti davvero con il botto. Anche quest'anno, infatti, abbiamo conosciuto dei grandissimi talenti a cui vanno i nostri più grandi ringraziamenti. Adesso la radio si prenderà un periodo di pausa, ma non vi preoccupate, torneremo a luglio con tante novità e tanti nuovi artisti. Nel frattempo io vi ricordo di continuare a essere attivi, quindi di iscrivervi al nostro canale di YouTube Radio Smeraldo, di seguirci su Facebook e anche su Instagram. Qui dal vostro Giacomo è tutto, un saluto a tutti voi e ciao ciao!